Milan-Napoli torna ad essere una sfida a scudetto dopo più di 20 anni, quando c'era Maradona. Da allora i rossoneri non hanno mai perso a San Siro contro gli azzurri. E il cuore partenopeo batte ancora per il PIB d'oro. Milan-Napoli se la giocano per lo scudetto, più che altro per la posizione al vertice della classifica, e la tifoseria napoletana tira giù il suo commento. Allegri dovrà fare a meno di giocatori importanti come Inzaghi, Bonera, Pirlo, Ambrosini, Zambrotta, quasi recuperato, e Antonini, perché infortunati. A centrocampo, secondo i tifosi, Van Bommel, Gattuso e Boateng. In attacco la temibile coppia Ibrahimovic-Pato, con Robinho trequartista alle loro spalle. Per i tifosi napoletani, a centrocampo giocheranno Pazienza e Gargano, centrali sempre per i tifosi, con Maggio e Dossena sugli esterni. In attacco sicuri della maglia da titolare Amsic e Cavani. Il Milan ricorda quella partita del 1 maggio del 1988 che fu decisiva per i rossoneri per il campionato di allora, 3-2 il risultato. Sì, dicono, ma oggi c'è Cavani contro Ibrahimovic, ieri era Maradona contro Van Basten. Volete mettere i campioni di allora? Per i buchi la vittoria nelle mani del Milan, anche per questa sfida scudetto, 1,80 la quota di BetClick e gioco digitale, 1,85 di Matchpoint l'1. Il pari si gioca 3,40 per BetClick, 3,30 per Matchpoint e 3,50 per gioco digitale. Il 2 è a 4,50 per BetClick e Matchpoint e 4,20 gioco digitale. She's the promise.